Bene, bene, bene. Sì, siamo in diretta qui. Ok. Vediamo, sì, così vediamo meglio. Ok, allora, qui si vede. Perfetto. Buongiorno a tutti, buongiorno agli amici in diretta su Instagram, buongiorno agli amici su Facebook. Perfetto, perfetto. Questa mattina ho anche il nano che segue la nostra routine. Ok, vediamo se si vede bene. Di qua, sì, perfetto. Ok, così, perfetto. Allora, anche il nano che è stato il nostro primo micio, il più grande, che ha deciso di stare qui con me stamattina a fare un po' di ginnastica. Bene, venerdì mattina ci siamo. Allora, il tempo è così, sta piovendo e vabbè, ecco, adesso sicuramente qualcuno si lamenterà perché pioverà venerdì, sabato, domenica, eccetera. E volevo ricordarvi quanto bello era con un bel sole, un bel caldo, 25, 26, 28 gradi, bellissimi. Dopo aver fatto la nostra sessione, io partirò per Capodistria. Ok, speriamo che si sfoghi un po' e domenica, anche se piove, riusciremo a fare l'Ironman. Bene, allora saluto intanto gli amici su Instagram. Ciao, grandissimi. Così ci andiamo a preparare. Perfetto, allora il timer è pronto. Abbiamo qui per il dopo l'R2, praticamente, che sono sempre per il recupero dopo aver fatto l'allenamento, sempre l'Enervit, e qui ho messo i sali dell'Enervit per idratarmi e reidratarmi. Comunque va benissimo una bottiglietta d'acqua. Ok, perfetto. Bene, ci idratiamo e siamo pronti. Ciao, quando vedo qualcuno comunque vado a salutarvi. Bene. Allora, siamo pronti per la nostra routine. Vi ricordo che facciamo 30 secondi di lavoro, 30 di recupero, tutti esercizi a corpo libero. Poi andremo a fare, dopo la routine, andremo a fare una routine per adduttori, abduttori e glutei, cioè per avere le gambe belle, toniche. E infine faremo un esercizio di stretching. Ok, benissimo. Ok, ciao Gabri, bene, ciao Eva, grandi, bravi. Ok, allora, pronti per andare e siamo pronti con i flutter. Ok, benissimo, benissimo. Oh, ci mettiamo in questa posizione. I flutter li faremo prima con le gambe dritte, così. Ok, e andiamo. Dunque, braccia lungo il corpo, tenete sulle spalle in modo di andare in hollow con la schiena e sempre belli scarichi. Se mettete le mani sopra i quadricipiti, sentite come lavorano. Benissimo, benissimo. Perfetto, così, bravi, bravi. Bene, 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 bene. Andiamo, andiamo. Cominciamo. Questo, 30 secondi, perfetto. Bene, 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 mi ha cominciato bene. Allora, recuperate distesi in questo modo. Quando siete distesi così, recuperate tranquillamente, respirate. Dunque, 30 secondi di lavoro, 30 di recupero. Adesso andremo a fare i flutter kicks, cioè faremo questi flutter solo che teniamo su le gambe, ok, in modo da passare le mani sotto le ginocchia. Ok, la partenza è questa, sempre sulla schiena, andiamo a spingere in avanti, ok, così, andiamo a spingere in avanti, perfetto, bene, 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 spingiamo in avanti bene le gambe, opposta a quella che andiamo a mettere. Le mani sotto le ginocchia, perfetto, bravissimi, bravissimi. Bene, bene, bene. Andiamo, è venerdì, sono le 7, bravi. Ok, adesso, dopo due round di flutter, andremo a lavorare con la barchetta. La barchetta? Sì. Ecco, intanto carezzo il nano, così. Perfetto. Allora, barchetta, ne faremo tre round, ok?
Dunque faremo tre round di barchetta. La prima sarà basica, dunque andremo bene a posizionarci in questa, così. Allora, l'importante sulle spalle, vedete, le gambe sono così, potete tirarle a voi, lasciarle un po' in avanti, ma comunque partite da basica, palmi rivolti verso l'alto, in questo modo, così, ok? Vedete, l'altezza è questa, portate su, chiudete più che potete. Quando sentite che lavora troppo, che non riuscite a tenere i 30 secondi, tornate un po' indietro con le spalle, in modo da portare avanti la routine. Benissimo così, perfetto. Allora, tre round di barchetta, avremo tre gradi di intensità. Dunque, nella seconda, in questo step 2 di barchetta, andremo sì ad alzare le gambe, portare su le spalle, ma porteremo su anche le braccia, in questo modo avremo sicuramente un effetto migliore su tutto quello che è la nostra postura. Allora, partiamo così, mettiamo i palmi all'altezza dei talloni, vedete, in questo modo, benissimo, così, su, andiamo a chiudere. Quando ho trovato la posizione corretta, vado su anche con le braccia, ok? Le braccia devono essere sempre perpendicolari al pavimento. Se chiudo, porto indietro le braccia, se vado giù, le porto in avanti, in modo da avere sempre una posizione corretta, ok? Perfetto. Bene. Nel terzo round sarà una combinazione di queste varie posizioni, cioè nel terzo round andremo nella barchetta sì ad alzare le gambe, porteremo su le spalle, andremo su con le braccia, ok? Dopo aver fatto questo porteremo in avanti un po' le ginocchia fino ad raddrizzare le gambe e a portare indietro del tutto le braccia. Ecco, questa sarà una barchetta in full position, ok? Dunque, la barchetta in classico è questa, ok? Come abbiamo detto, sulle spalle va benissimo, ne fate 5 round così e la barchetta risponde subito. Poi nel secondo andiamo in questa posizione, dunque porto su bene le braccia perpendicolari al terreno. Se voglio andare in full, porto in avanti, vedete che già questo è importante, sulle spalle per non caricare la schiena, alzo le gambe, porto indietro, questo è la barchetta in full. Dominare questo esercizio, cioè dobbiamo impegnarci bene, ok, benissimo. Allora, adesso andremo con il plank. Plank, grande esercizio, voi sapete che è un esercizio che amo particolarmente, coinvolge tutto il corpo, è un esercizio che fatto nel modo corretto rende tantissimo. Allora, adesso andiamo questa posizione, plank, classico, così, ok? Benissimo, ci mettiamo il plank, importante, glutei contratti, spingiamo in avanti il bacino, ok? Così, così, bravissimi, bravissimi. Perfetto, perfetto. Così, così, bravi. Quando manteniamo la posizione, respiriamo, ok? Respiriamo, così. Perfetto. Ottimo, 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 ottimo. Ottimo. Allora, nel secondo round del plank faremo un plank a braccia distese, cioè la posizione sarà corretta, mettiamo i piedi dietro come abbiamo messo, ben distesi sulle ginocchia, glutei contratti, spingiamo in avanti il bacino, ma le braccia saranno distese in modo da tenere una bella linea, ok? Così, pronti e andiamo. Però non è ancora tutto, perché quando noi siamo belli gobbi così dobbiamo spingere giù le spalle, perché se non faremo questo, spingiamo giù le spalle, avendo, ok, questo è un plank a braccia distese che ci servirà da propedeutica per gli altri esercizi, ok? Bravissimi, bravissimi, così, giù le spalle, perfetto, bravi, bravi. Ok, allora, adesso andremo a fare nel terzo round un plank che andrà a coinvolgere i muscoli in modo diverso, perché è un plank alla Tom Cruise o l'uomo ragno, cioè
divarichiamo le gambe dietro e praticamente portiamo le mani oltre la larghezza delle spalle, in modo da poter andare giù, così divarichiamo e andiamo giù a 90 gradi, ok? Perfetto, questa è la posizione, benissimo. Allora, se non riuscite a tenere la posizione per tutti e 30 secondi, potete anche andare giù, aspettare qualche secondo e ricominciare in questa posizione. Praticamente poi, quando sarete confident, riuscirete a tenere per tutti e 30 secondi, ok? Perfetto, benissimo, giù e andate. Questa è un plank avanzato, ok? Però da provare sicuramente. Benissimo, benissimo. Allora, adesso abbiamo appena finito i tre plank diversi, andremo subito a mettere in operatività il plank al braccio distese, ok? Dunque, e andremo a fare i tap, così, plank a braccio distese e andiamo su con la mano, vado a toccare, su e tocco, sposto il bacino, vedete, così, sposto il bacino da un lato all'altro, così, così, sposto, vado a toccare su con la mano la spalla opposta, bravissimi, bravissimi, così, 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 prendete un vostro ritmo, non c'è un ritmo che è più, che va bene, un ritmo che è diverso, praticamente mettete il vostro ritmo e da quella posizione cui siete regolari, ok, andate per i 30 secondi. Non è mai una gara, è sempre qualcosa che voi andate a fare e che vi porta ad avere, ad alzare l'intensità. Pronti? Secondo round. Ok, così, su, tap, andiamo, andiamo, così, bravissimi, bravissimi. Questo è l'esercizio. Bene, bene. Nando, Chiara, bravissimi. So che poi mi andate a seguire, bravissimi, ok? Mi raccomando, il vostro ritmo, ok? Perfetto, ottimo. Adesso ci mettiamo in sezione e ci prepariamo, sempre per un plank dinamico, ad andare ad incrociare, cioè ci mettiamo in questa posizione e incrociamo, mano destra andare a toccare il piede sinistro, mano sinistra il piede destro, ok? Perfetto, la posizione, partiamo sempre da un plank a braccia distese, però un po' più raccolto, e questo è l'esercizio, ok? Perfetto, benissimo, qui, eccoci qua, questo è l'esercizio, bravissimi, bravissimi, perfetto, perfetto, questo. Andiamo, anche qui va benissimo la punta, va benissimo toccare la suola e va benissimo toccare il tallone, bravi, bravi, qui si alzerà, ok, il ritmo, bravi, 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 bravi. Bene, nel secondo round andremo a fare l'hot dog, cioè da qui porteremo indietro una gamba e su il braccio opposto. L'importante in questo esercizio è arrivare all'altezza della schiena, ok? Molto importante, molto molto importante. Pronti? Andiamo, ok? Perfetto, così, giù, spingo proprio, devo spingere la gamba, ok, opposto, dovete sentire che lavora questa parte, ok? Il bicipite, benissimo. Così, vado su e conto uno, torno giù, vado su, conto uno e vado giù, così, così, ok? Perfetto, benissimo, benissimo, benissimo. Adesso, plank laterale. Plank laterale, sempre un esercizio che inserisco in tutte le mie routine, perché è un esercizio fondamentale. Allora,
appoggiamo bene la spalla, mano ben aperta per l'equilibrio. Da questa posizione, con una gamba sopra l'altra, andiamo a tirarci su, così. Pronti? Andiamo. Go! Vedete? Spingiamo verso l'alto e da qui porto la mano lungo il corpo. Ok? Ecco, quando sentite che siete in equilibrio, siete stabili, andate su. Ok? Questo vi darà più stabilità. Portare in alto la mano così vi darà più stabilità. Bravissimi, bravissimi. Perfetto così. Bravi, mantenete la posizione, respirate, respirate. Perfetto. Ripeto sempre anche respirare durante l'esercizio. Ok, io parlo, dunque devo per forza respirare. Posizionatevi bene con la spalla, ma voi in questo caso lo ripeto sempre, respirare, perché è fondamentale dare ossigeno, dare carburante ai muscoli. Ok, bravissimi, bravissimi. Pronti? Da questa posizione andiamo su, così. Portiamo da qui, portate la mano lungo il corpo, ok? Una volta che siete confident che fate questo, portate su anche il braccio. Portando su il braccio aumenterà l'equilibrio. E all'inizio vi sembrerà più difficile, invece è proprio questo che vi aiuta, ok? Bravi, bravissimi. Perfetto così, 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 così. Scendete con la mano, vi aiutate. Ok, perfetto. Adesso ci posizioniamo per crunch bike. Crunch bike è questo, cioè ci distendiamo bene e cominciamo qui a lavorare sugli addominali, ok? Crunch bike è questo, cioè dovrò cercare di diminuire la distanza tra il gomito e il ginocchio andando in torsione. Pronti? Ok, è questo. Vedete? Vado in allungamento con la gamba, torsione del busto e cerco di accorciare questa distanza. Dunque farò questo. Anche qui non è fondamentale e non ha specifiche qualità aumentare la frequenza, ok? Dunque, tranquillamente prendete il vostro ritmo, andate a lavorare per 30 secondi. Perfetto. Gambe distese, braccia lungo il corpo, date modo al sistema pressorio di fare il suo lavoro, ok? Perfetto così, bravissimi, bravissimi. Tornate basici e siamo pronti per il secondo round. L'importante, ricordate, di usare tutta la parte posteriore, spingere proprio con la schiena, ok? Andate in torsione con la spalla e cercate di accorciare la distanza in questo modo, questo, ok? Spingo in avanti la gamba opposta, vado in torsione, spingo e vado in torsione, così, così, perfetto, bravissimi, bravissimi. Vado a fare questo tipo e cerco di accorciare questa distanza, bene, spingo in avanti le gambe e vado a accorciare la distanza, bravissimi, bravissimi. Perfetto. Ok, bene, bene, bene. Stendetevi bene, stendete le gambe, le braccia, perché adesso andiamo a fare due round di crunch, sempre lavorando sugli addominali, di crunch partendo con le braccia distese a gambe piegate così. Dunque, questa è la posizione di partenza. Braccia ben distese indietro. Inspiro in questa posizione, vado su e butto fuori. Questo, quando porto, vedete, i polsi alle ginocchia, è già crunch, ok? Perfetto, questo è crunch. L'obiettivo di questo crunch è questo, di andare a chiudere e controllare il rientro. Di andare a chiudere e controllo il rientro, ok? Così, chiudo e controllo il rientro. Questo è il crunch con le gambe piegate, perfetto. Recuperiamo, recuperiamo. Abbiamo alzato l'intensità, bravissimi. Io ho aperto le finestre, non fa freddo, piove, c'è un'umidità incredibile, giustamente con la pioggia. Ok, perfetto così.
questa è la posizione di partenza, braccia ben distesi indietro. Il crunch comincia già quando noi alziamo le spalle da terra. Questo è già crunch, vedete? Io faccio questo, butto fuori, ok? E arrivo con i polsi tra le ginocchia. E qui va benissimo. L'obiettivo sarà quello di chiudere, cioè svalicare con i polsi le ginocchia, chiudo il più possibile e controllo rientro. Chiudo il più possibile e controllo rientro. Così. Perfetto, benissimo. Bravi, bravi. Adesso andiamo con l'esercizio e il touch. Recuperate così e con questo esercizio finiremo il primo ciclo. Sapete che la routine è divisa in due cicli. Il primo è quello che stiamo facendo adesso. Cominciamo il secondo e ricominceremo con i crunch. Allora, l'ultimo esercizio del primo ciclo è l'air touch, cioè da qui andremo a toccare i talloni. Non portate i talloni troppo vicini ai glutei, ok? Se no non alzate le spalle. Comunque trovate anche questo video, dopo lo vado a caricare prima di partire, trovate anche questo video sul canale YouTube Alessio Breda, Iron Alessio, ok? Ecco, sono il vostro virtual coach. Ok, lì andate sul canale, scrivete Iron Alessio o Alessio Breda, cliccate su iscriviti, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, ecco, così, e se lo condividete crescerà la tribù. Benissimo, allora, primo ciclo abbiamo concluso, adesso abbiamo un minuto di recupero che approfitto per salutare gli amici su Facebook, anche gli amici su Instagram, bravissimi. Ok, allora, qui adesso lo usiamo per andare a reidratarci. Se avete la bottiglietta d'acqua va benissimo, così recuperiamo. Beh, sono sudato, vuol dire sempre che la routine funziona, funziona, perfetto, benissimo. Allora, adesso, qui ho sempre il nano che dorme, poi ve lo faccio vedere di nuovo. Adesso andiamo a posizionarci per fare un crunch con le gambe alte, ok? Perfetto, benissimo, così, benissimo. Allora, crunch con le gambe alzate. Alziamo le gambe, braccia ben distese e andiamo su. Allora, questo è già crunch, ok? Voi alzate e portate i polsi alle ginocchia e qui siete già in ottimo allenamento. L'obiettivo è quello di andare a chiudere e controllare il rientro. Vado a chiudere, cioè do questo colpetto e butto fuori l'aria con le ginocchia, vado a chiudermi al portafoglio. Questo sarà l'obiettivo, ok? Perfetto, benissimo. Sempre estendete le gambe, recuperiamo, ok? Perfetto, così. Una volta che noi andiamo a recuperare, siamo pronti per il round successivo. Questo è importantissimo. A questo punto, tratti la partenza è questa. Da qui alzeremo le gambe, quando abbiamo le braccia ben distese, perché faranno un bel arco. Ok, da qui, perfetto, sulle gambe e andiamo. Partite sempre magari all'inizio con questo, prendete l'equilibrio, ok, perfetto, così. Vedete, vado su e porto le ginocchia. Poi l'obiettivo, che è questo, e controllo rientro. Obiettivo, mi chiudo e controllo rientro. Mi chiudo e controllo rientro. Così, così, perfetto. Controllo e rientro. Benissimo, bravi. Chiudo e controllo rientro. Perfetto, bene. Allora, adesso andiamo a fare due round della butterfly. Come abbiamo detto, ogni esercizio è propedeutico al successivo. Qui anche la butterfly andrà ad arruolare i muscoli che abbiamo arruolato e riscaldato durante questa prima fase. Dunque, butterfly, braccia aperte, gambe in questa posizione, vado a toccare i talloni, alzo le spalle e spingo in avanti. Tocco i talloni e spingo in avanti. Poi farò vedere anche front, ok? Questo, benissimo, benissimo, bravi. Su, così, perfetto.
più su tenete le spalle, non andate a caricare la schiena e fate proprio un movimento corretto. Ok, bravissimo, bravissimo. Così, perfetto. Bravi. Adesso metterò in questa posizione front camera, così riuscite a vedermi bene. Allora, anche in questa posizione riuscirete a vedermi in viso, perché facendo la butterfly alzo le spalle per andare a toccare i talloni, ok? Questo è lo scopo, questo è lo scopo dell'esercizio. Bravissimi. Le braccia ben aperte, vado su, spingo in avanti. Le braccia non superano mai le spalle, ok? Questo è l'esercizio corretto, vedete? Questo è l'esercizio corretto. Così vado a toccare, spingo in avanti, tocco, spingo in avanti, benissimo. Così, spingo in avanti, tocco, spingo, benissimo. Su bene le spalle, perfetto. Ok, ok, bene. Dopo aver fatto la butterfly, andremo con il Russian Twist. Lo farò qui, front camera, adesso. E dopo lo farò in sezione, così potete vederlo tranquillamente. Russian Twist, cominciamo con gli esercizi di core stability. Ok, dunque, da questa posizione, le gambe sono raccolte, cercherò di rimanere in equilibrio. Dunque, da questa posizione alzo, vedete, sono su con i piedi, porto le braccia sopra le ginocchia e comincerò a testare il mio equilibrio facendo questo. Porterò polso destro sopra ginocchio sinistro, polso sinistro sopra ginocchio destro. Questo, ok? Una volta fatto questo e sono in equilibrio, toccherò con la mano destra il pavimento a destra, con la mano sinistra il pavimento a sinistra, rimanendo dritto con la testa e andando in torsione con il busto, ok? Così, bravissimi, bravissimi, così, così, ok, perfetto. Questo è il primo step del Russian Twist. E le gambe distese, così recuperiamo. Allora, nel secondo, che adesso secondo step, nel secondo round, andremo a vedere la fase del primo step del Russian Twist e anche l'obiettivo, ok? Dunque, partenza è questa. Cercate di mantenere l'equilibrio, ok? Questo, vado su, vedete questa altezza, porto le braccia, testo l'equilibrio, portando in questo modo le mani, poi vado giù, tocco a destra, tocco a sinistra, tocco a destra, andando in torsione con il busto e gambe dritte. Poi spingo un po' in avanti in ginocchia, vado indietro con il busto e l'obiettivo è andare a toccare mano destra e pavimento a sinistra, poi mano sinistra e pavimento a destra. Questo è l'obiettivo, che sempre stando con la testa dritta e muovendo le spalle. Perfetto, bravissimi, bravissimi. Allora, il Russian Twist è anche questo propedeutico a preparare e andare a rollare i muscoli che ci serviranno per il climb, ok? Dunque, la partenza del climb è sempre un plank a braccia distese. Dunque, mi posizionerò in questa maniera, spingo indietro le ginocchia in modo da alzarmi bene, così, e porterò le gambe verso l'interno delle braccia, ok? Vedete, io non aumento la velocità, non faccio un fit, cioè qualcosa che mi possa alzare il livello di cardio oltre il limite. Il livello di cardio si alza, voi lo sapete, quando sudate. Io sono sudato, vuol dire che questo va benissimo come ritmo. Poi ognuno di voi vedrà quanto è sudato, quanto è stato impegnativo e capirà se deve aumentare un po' il ritmo o no. Però andare a fare un hit, bah, io non lo ritengo così fondamentale. Bene, adesso andiamo ad affrontare il secondo round di climb. Sempre la partenza è un plank a braccia distese. Questa volta andremo torsione del bacino, ok, della parte lombare, e andremo verso l'esterno con le ginocchia. Torsione e spingo verso l'esterno e in avanti, così. Torsione e spingo. Torsione e spingo. Perfetto. Torsione, spingo. Così, così.
benissimo, benissimo. Ok, questo, ok, bene, bene, bravi. Questo, spingo in avanti, ok, perfetto. Bene, 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 bene. Ok, allora, nel terzo round faremo l'opposto. Allora, nel terzo round vado sempre con il plank disteso, vado ad incrociare. Allora, andiamo a cercare di diminuire la distanza tra il ginocchio destro e il gomito sinistro e viceversa. Questo nel... ok. Sempre mantenendo l'osso. Farò questo. Vedete? Questo. Vado, torsione con il bacino, ok? E spingo verso il gomito, incrociando così. Perfetto. Incrocio, incrocio, spingo in avanti. Incrocio e spingi in avanti, incrocio e spingi in avanti, perfetto, bravissimi, bravissimi, perfetto, ok, così, così, ottimo lavoro. Allora, adesso voglio farvi vedere il nano, mi sta guardando, bravissimo, bravissimo, anche lui è qui che si allena con noi, perfetto, adesso si è disteso completamente. Bene, adesso un plank crab, sempre a posizione di plank a braccia distese, stesso braccio, stessa gamba, vado a spostarmi, cioè, sposto al centro, poi mi sposto a destra, poi ritorno al centro e vado a sinistra, mi riporto al centro, destra, centro, poi vado a sinistra, okay? Poi ritorno al centro, poi vado a destra. Ecco, in questo modo io sto praticamente allenando a camminare come un granchio. Ecco perché plank, crab, ok? Perfetto, benissimo, benissimo. Adesso questo esercizio è propedeutico al successivo. Sempre in un plank dinamico, ok? Dunque, in questa posizione... invece di fare con le braccia distese o in questa posizione parallele, le porterò una davanti all'altra e andrò su in torsione. Dunque, faccio vedere, così è più semplice. Allungo, spingo come un plank, vado su e seguo il braccio che sale, ok? Così, seguo il braccio che sale. Ok, perfetto così. Perfetto così. Ok. Seguo il braccio che sale, benissimo, benissimo, vado su, lo seguo. Se all'inizio non arrivate alla massima estensione potete fermarvi qui, poi l'obiettivo è questo, bravissimi, bravi, 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 bravi. Ok, bene, adesso andiamo tre round di piegamenti sulle braccia. Io nei tre round farò 15, 15 e 15, che è il mio obiettivo, ci ho messo più di un anno personalmente, non sono mai stato forte di braccia e dunque ci ho messo un po'. Però voi se partite da tre, come sono partito io, fate 3, 3 e 3, ok? Tranquilli, pronti, andiamo, giù, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Perfetto, va bene. Allora, l'importante con i piegamenti sulle braccia è non tenere le braccia larghe, ma si parte lungo il corpo, aprite circa 5-10 cm e andate a fare il piegamento, ok? L'altezza è circa l'altezza dei pettorali, e andate a spingere e a piegare. Poi l'importante è che se fate 3-3-3 domani andate a fare magari 4-3-3. Quando siete confident aggiungete uno. Pronti? Andiamo, go! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13,
ok, abbiamo fatto il secondo round, perfetto. Bene, 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 bene. Le endorfine stanno salendo, venerdì mattina, dai, siamo belli tonici, bravissimi, bravissimi. Come dicevo, fare 3-3-3, poi io facevo 4-3-3, poi ero confidente 4-4-3 e andavo ad aumentare. Man mano che mi sentivo confidente di portare a termine tutti e tre i round, aumentavo di uno in un round, ok? Questo è il sistema migliore per poter migliorare costantemente. Pronti? Andiamo. Terzo round. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Wow. Benissimo, benissimo, benissimo. Bravi, bravi. Qualunque round e frequenza e numero di ripetizione avete fatto, bravi. Allora, adesso, dopo i piegamenti sulle braccia, spinta isometrica. Ok. Spinta isometrica, altro esercizio che io includo sempre in tutte le mie routine, ok? Dunque, da qui schiacchiamo un po' le braccia, da questa posizione che teniamo, partendo dalle ginocchia, scorro, arrivo qui, che la testa sembra incassata, poi lo farò vedere anche fronte. Da questa posizione spingo giù le spalle ed è come la testa uscisse, vedete? Uscisse dalle spalle. Sono le spalle che vanno giù, petto di fuori, tiro un po' verso di me le gambe, in modo... L'obiettivo è che passi nel tempo un foglio di carta sotto i glutei. Questo è sufficiente, vuol dire che voi siete andati veramente giù con le spalle, petto di fuori, avete proprio preso questa bella posizione. Pronti? Ok, benissimo. Allora, shakeriamo le braccia. Allora, importante sempre shakerare le braccia in questo esercizio in modo da rendere più fluidi i muscoli, farli ritornare in una posizione, ok? Perfetto. Adesso lo vedrete front, dovete guardare proprio le spalle che vanno giù. Da questa posizione, dopo aver shakerato bene, porto all'altezza delle anche. Da qui vedete la testa, e faccio così, non è la testa che esce, sono le spalle che vanno giù in questa posizione. Cioè, quando voi siete così, su, ok? Perfetto. Petto in fuori, spingete giù le braccia, le spalle, scusate, petto in fuori bene, respirate durante l'esercizio, così, bravissimi, bravissimi. Su, 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 manteniamoci così, bravi, bravi, perfetto, e giù. Shakeriamo le braccia e ci prepariamo al plank inverso. Adesso saluto anche gli amici su Instagram, bravissimi, grande. Ciao Francesca, grandissima, ciao. Ok, adesso plank inverso, esercizio per andare ad arruolare tutti i muscoli dorsali, ok? E andiamo a arruolare bene. In questo esercizio concentriamoci sui talloni. Qui dobbiamo concentrarci sui talloni, bene così. Perfetto, perfetto. Concentriamoci sui talloni. Se vedete che state andando giù, glutei contratti e spingete verso l'alto. Bravissimi, bravissimi così, così, così. Ogni tanto li controllate. Ok, adesso sta piovendo bene. Perfetto, shakerate bene le braccia, proprio da sentire, ok? Perfetto, shakerate bene le braccia, poi le portate dietro circa 45 gradi, così. Ottimo, ottimo. Ok, perché questo esercizio, l'importante, la concentrazione deve essere sui talloni. I talloni fanno da fulcro, ok? Benissimo, benissimo. Pronti? Andiamo. Porto la testa indietro che mi aiuta. Glutei contratti, vado su, così, così. Glutei contratti. Perfetto, perfetto. Respiro durante tutto l'esercizio. Mi controllo. Se vado giù in questo modo, glutei contratti e torno su.
sono i glutei che mi aiutano a mantenere la posizione. Concentrati sui talloni, respirate, bravissimi, bravissimi. Perfetto, giù, schiacchiamo le braccia e siamo pronti per l'ultimo esercizio della routine. Ok, perfetto. Allora, ultimo esercizio è il touch. Ci mettiamo in questa posizione. Ricordatevi che di non portare i talloni troppo vicini ai glutei, se no logicamente non alzate le spalle per andare a toccare i talloni. Bene, allora troverete anche questo video caricato sul canale YouTube Alessio Breda Iron Alessio, ok, che lo vado a caricare dopo, così potrete fare in autonomia la routine se avete avuto tempo, siete andati a lavoro eccetera. Dunque, scrivete su internet Alessio Breda Iron Alessio, Iron Alessio, cliccate su iscriviti quando viene fuori il canale. Se il video vi è piaciuto mettete un like, se lo condividete aumenta la tribù e se cliccate anche sulla campanella sarete sempre aggiornati sui nuovi inserimenti. Perfetto, benissimo, bravi, bravi, bravi. Abbiamo finito la routine di esercizi a corpo libero. Vi faccio vedere lui che continua a dormire tranquillamente proprio in pieno relax. Dunque la routine è stata bella tosta anche per lui. Benissimo. Adesso qualche secondo che ci reidratiamo, dunque prima di cominciare la routine per avere le gambe belle toniche. Ok, se avete i sali vi ricordo sempre che l'acqua va benissimo. Allora adesso andiamo a lavorare sui glutei, sugli abduttori e gli adduttori, cioè questi muscoli esterni e i muscoli interni. Bene, il primo esercizio che andiamo a fare sono gli affondi. Gli affondi li faremo sempre indietro, ok? Perché se voi fate un affondo in avanti non sapete quanto peso andate a caricare sul ginocchio. Dunque, gli affondi andiamo indietro così, ok? Solo che non toccherete e sarete un centimetro di altezza. Questa è la volatura per sapere se il busto è nel modo corretto. Quando siete in questa posizione vedete la punta del piede. Quando tornate su, la gamba di rientro, il ginocchio viene su. Allora, ok, ne facciamo due round da 5. Pronti? Giù e 1. Giù e 2. Giù e 3. Giù e 4. Giù e 5. Perfetto. Questa posizione, adesso io mi giro, ma voi basta che cambiate gamba. Questa posizione facciamo lavorare l'altra. Ok? Dunque, pronti? Altri 5. Andiamo giù e 1. Giù. 2, giù e 3, giù e 4, giù e 5. Perfetto. Allora, se vedete in questo esercizio siete confident, potete anche fare la variante che è questa. Mettete metatarso sopra la seduta del divano, sopra una sedia, vi tenete da qualche parte, vi tenete al tavolo e andate giù così. Vedete? Così facciamo, c'è molta più escursione e facciamo lavorare di più il gluteo. Fate le stesse cose dall'altra parte, vedete, quando andiamo giù questa escursione fa lavorare di più il gluteo in verticale, ok? Dunque, questo si chiama affondo bulgaro, è praticamente una variante dell'affondo. Il secondo esercizio che vi mostro, perché erano tre però uno non lo ritengo così importante, il secondo esercizio che vi mostro è questo, che io faccio, che è molto utile, io faccio anche come risveglio muscolare, dal letto ed è giù sul tappeto, belli dritti, braccia lungo il corpo, gambe piegate, larghezza a circa 30 gradi, glutei contratti, andiamo su, contiamo uno e torniamo giù, due round da 5, pronti? 1, 2, 3, 4, 5, perfetto. Allora, nei prossimi 5 facciamo una piccola variante, apriamo di circa 3 a 5 cm la larghezza e l'angolo delle ginocchia, ok? Pronti? Secondo round. 1, 2, 3, 4, 5. Ha lavorato in modo diverso con questa angolatura. Dunque, questi due esercizi ne fate praticamente
da 5 a 7 round da inserire di uno e dell'altro e vedrete che i glutei cominceranno a avere i loro benefici. Adesso, per far lavorare abduttori, che è il muscolo esterno, questo non serve a nulla, bisogna andare qui a 30 gradi e spingere su, così, così, ok? L'abduttore è il muscolo esterno tra quadricipite e bicipite femorale, dunque lavora in questa posizione, 24, 26, 27, 29, 30, dobbiamo farne 50, su, dovete tenere la gamba dritta e piede a martello, così, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 9 e 50, da massima estensione tornate giù e cominciamo a fare lavorare l'adduttore. L'adduttore, questa volta invece è il muscolo interno tra quadricipite e bicipite femorale. Ok? Benissimo così, benissimo. Bravi, bravi. 8, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40. Ecco, di questi dobbiamo farne 80. Però vedete, l'escursione è questa e va benissimo. 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Ecco, sempre gamba dritta e piede a martello, così, così. 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79 e 80. Perfetto. Adesso voi potete girarvi sotto sopra tranquillamente o rimanere come faccio io, mi giro in modo da rimanere front camera. Ok? Dunque, da questa posizione, ok? Questo abbiamo detto non serve a nulla, neanche se mettete un elastico, fanno vedere, non state facendo lavorare l'abduttore. 30 gradi e su, e spingiamo su, su, così, perfetto, spingiamo su. E queste, perché serve a far lavorare praticamente il nostro muscolo esterno della gamba per rendere bella tonica, dobbiamo farne 50, siamo 23, 4, 25, 26, 7, 28, 29, 30, gamba dritta e piede a martello, così, così, bravissimi, bravissimi, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 5, 46, 47, 8, 49 e 50, perfetto, la massima estensione andiamo giù e cominciamo a lavorare così, vedete? Perfetto, l'escursione è questa, qui stiamo facendo lavorare l'adduttore, muscolo interno tra quadricipite e bicipite femorale. Lo ripeto perché è importante capire quello che andiamo a fare. L'escursione è questa e va benissimo, ok? 34, 35, 36, 37, 39, 40. Di questo dobbiamo farne 80, ok? Dunque su, 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 46, 7, 48, 49, 50. Dobbiamo tenere sempre gamba dritta e piede a martello, così. Così, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, su, 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 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 80. Perfetto! E abbiamo fatto anche la nostra routine per glutei e mantenere le nostre gambe belle, toniche, bravissimi. Saluto sempre gli amici su Instagram. Allora, adesso finiamo la nostra routine con un esercizio di stretching. Allora, ne faremo uno solo che però serve a stretchare il 90% del nostro fisico. Grande Vladi! Ciao Vladi! Perfetto! Vladi, faccio ginnastica e dopo parto per Capodistria. Ok, vediamo come va sto mezzo Iron sotto la pioggia. E poi si farà Jesu la prossima settimana. Go! Bella stagione questa. Ok, allora, un unico esercizio per riuscire a stretchare il 90% dei muscoli che siamo andati ad arruolare. Dunque, piedi, larghezza delle spalle, punte a 45 gradi. Porto le braccia in avanti, scendo, mi siedo sui talloni, se non ce la faccio resto più su, ma va benissimo, ok? Testa in mezzo alle braccia, alzo le braccia,
Ne faremo 3 round. Il primo round sarà da 10 secondi, il secondo da 15 e il terzo da 20. 1008, 1009 e 10. La meccanica è importante. Porto giù le braccia, alzo la testa, mani sulle ginocchia, spingo e mi alzo. Quando passiamo da una posizione compressa ad una in estensione, ok, abbiamo sempre un piccolo svarione, cioè sentiamo, dobbiamo, il sangue deve defluire, il sistema pressorio tornare basico. Perfetto, passa qualche secondo, siamo perfetti così. Allora, adesso, piedi, larghezza delle spalle, ok, abbiamo detto, punte 45 gradi, porto le braccia in avanti, scendo e mi siedo sui polpacci, testa in mezzo alle braccia, alzo le braccia, questa volta dovrò tenere 15 secondi, braccia belle dritte, lungo, in linea con la schiena, ok, 9 e 10, 11, 12, 13, 14 e 15, la meccanica, giù le braccia, sulla testa, mani sulle ginocchia, spingo e mi alzo, ok, perfetto, allora, anche qui, qualche secondo, recuperato, ok, perfetto, terzo round che sarà da 20 secondi, ok? Dunque, sempre, dico, la meccanica è importante, la postura. Piedi, larghezza alle spalle, punte 45 gradi, braccia in avanti, vado giù, mi siedo sui polpacci, testa in mezzo alle braccia, alzo, ok? Dritto, dritto, dritto così, devo tenere 20 secondi, ok? E 8, e 9, e 10, 11, 12, 13, 14 e 15, 16, 17, 18, 19 e 20, ok? Meccanica, giù le braccia, sulla testa, mani sulle ginocchia, vado su, bravissimi, bravissimi, bravissimi. Abbiamo concluso la nostra routine dei 38 minuti di esercizi a corpo libero ma adatti a tutti. Poi abbiamo fatto una mini routine per i glutei, abduttori e adduttori, per avere le gambe belle toniche, e alla fine abbiamo fatto lo stretching. Vi ricordo che lo stretching è importantissimo perché il muscolo ha un funzionamento che viene irrorato di sangue, si ingrossa e si accorcia. Noi cosa dobbiamo fare? Quando finiamo la nostra routine lo aiutiamo a tornare nella posizione originale. Bravissimi! Allora, saluto intanto gli amici su Instagram, vi do appuntamento a mercoledì sera, ok? Ciao a tutti, ciao! Ok, allora ragazzi, volevo salutarvi, volevo farvi vedere sempre, e forse avete capito che sono innamorato del mio nano, questo è il mio micciotto, ok, benissimo. Allora, ciao a tutti, buona giornata, buon inizio weekend, vi do appuntamento a mercoledì sera sempre in diretta, praticamente dalle 19 alle 20, questo è il nostro orario, ci alleniamo assieme. Andate sul canale YouTube dove troverete caricato anche questo video e scrivete Alessio Breda, Iron Alessio, e trovate su YouTube il mio canale, cliccate su iscriviti, cliccate sulla campanella per essere aggiornati, se il video vi è piaciuto mettete un bel like e se lo condividete la tribù diventerà sempre più grande. Siete stati bravissimi, vi auguro un grandissimo weekend perché l'avete pensato e l'avete fatto. Ciao a tutti, ciao ciao!